Buongiorno a tutti, questa mattina io e Russo Veronica, in qualità di consiglieri comunali, siamo qui nell'area parcheggio di proprietà della società Gloria per invitare la società a perseguire il bene comune come ha ben indicato sul cartello. È una cosa importante, questo parcheggio è un'area importante perché alla luce della costruzione della pista ciclabile con una mancata programmazione dei parcheggi e la possibilità di accedere al mare ha creato un grosso disagio. Quindi abbiamo scritto una raccomandata, abbiamo ricevuto la ricevuta di ritorno, quindi siamo consapevoli del fatto che la società Gloria ha ricevuto questa nostra lettera, che è una lettera molto semplice, dove invitiamo la società Gloria a riaprire questo parcheggio prima delle elezioni e non dopo le elezioni, come ho sentito dichiarare in alcune interviste in questi giorni. È fondamentale che questo parcheggio venga riaperto per due motivi principali. Il primo è proprio perché in questa zona, con la costruzione della pista ciclabile, non vi è più un'area di manovra, quindi le macchine percorrono il nostro lungomare, arrivando qua si imbottigliano, non potendo più tornare indietro. Quindi con l'apertura di questo parcheggio le macchine entrerebbero all'interno, farebbero la loro manovra e tornerebbero indietro lungo il nostro lungomare. Un altro problema principale è il fatto che riaprendo questo parcheggio si andrebbe a risolvere il problema dei parcheggi. I parcheggi sono fondamentali sul lungomare, sia per raggiungere le nostre spiagge, ma soprattutto per l'utenza che deve raggiungere le nostre attività commerciali, quindi stabilimenti balneari, ristoranti, che vivono e guadagnano su quello che è l'utenza. Se l'utenza non ha la possibilità di posteggiare, l'utenza non viene sul nostro lungomare. Quindi chiediamo sostanzialmente alla società Gloria, al fine di perseguire il bene comune, di riaprire il parcheggio. Naturalmente quest'area, essendo un'area privata, andrà regolarizzata, perché non può un bene privato essere utilizzato dal pubblico, ma la finalità pubblica può essere garantita solo ed esclusivamente in questa fase, ripeto in questa fase, perché la nuova amministrazione dovrà poi, in funzione anche della destinazione del piano urbano comunale, regolarizzare quest'area. Ma è importante, ripeto, e chiediamo un gesto veramente di buon senso e di sensibilità da parte di questa società, di aprire questo parcheggio per il bene dei cittadini, dei commercianti, dei turisti e di tutta la città di Valle Crosio. Grazie.